Buongiorno a tutti da Francesco Nano della scuola di Home Recording per Musicisti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carlo Sferco, un grandissimo fonico che attualmente lavora sulla piazza italiana. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Ecco, questo vento che si sente in sottofondo, in realtà non è che Carlo è su una rupe ventosa e parla su Skype su una rupe ventosa, in realtà è il computer di Carlo che fa un po' di vento, tra ventole e microfoni vicino alle ventole, insomma. Sì, diciamo che anche vicino a casa mia stanno demolendo un palazzo, per cui non siamo nelle condizioni migliori. Ok. Quanto ci pensi? Comunque mi auguro che le registrazioni che di solito fai tu abbiano una qualità differente, insomma, Carlo. Sì, soprattutto non le faccio a casa, insomma. Faccio in ambienti un po' più controllati. E non le fai in Skype, immagino. No, esatto. Allora, Carlo Sferco, anche con Carlo abbiamo avuto qualche problema di comunicazione, metterci d'accordo su quando, come fare questa intervista. Abbiamo rimandato diverse volte, finalmente sono contentissimo di averti qua dall'altro capo del microfono. Questa intervista è una chiacchierata, diciamo, che facciamo tra di noi a beneficio degli allievi della mia scuola che seguono i miei corsi online e che ogni tanto desiderano avere qualche informazione da degli esperti nel settore, insomma. Quindi tu ci aiuterai in questo. Va bene, spero che mi farei delle domande un po' precise, perché altrimenti non saprei da dove iniziare. Va bene, va bene. Ti faccio io alcune domande. Anzitutto faccio una piccola, diciamo, introduzione a quello che è stata un po' la tua storia, più che altro, diciamo, alcuni nomi. Hai lavorato con Vasco Rossi, con Bennato, con Zucchero, con Gino Paoli, Baglioni, Alberto Fortis, De André, Cristiano De André, Fabio Concato, Lit Fiba e molti altri. E quindi diciamo che poi attualmente lavori con NEC in situazioni live, quindi hai avuto modo di lavorare proprio in moltissime situazioni professionali vere, diciamo, non da home recording, ma situazioni vere. Ecco, non so se hai piacere un po' di raccontarci come è avvenuta un po' la tua crescita di fonico, come hai avuto la possibilità di entrare in questi bei giri, insomma, di musicisti importanti, e qual è stato magari il tuo percorso di formazione, le macchine con cui hai lavorato. Ti lascio la parola, raccontaci tu, insomma, come quello sì, che vuoi. Effettivamente in questo momento mi hai dato veramente tanti spunti da cui partire. E faccio presente, dunque, io ho iniziato questo lavoro nell'87, avevo 18 anni e ancora non avevo finito la quinta superiore. Ebbi la fortuna di venire a conoscenza della costruzione di questo importante studio di registrazione, che praticamente era a 500 metri dalla casa dove abitavo allora, nelle campagne fuori Rimini. Vorrei fare subito due precisazioni. A quell'epoca gli home studio non si sapeva neanche cosa fossero. Le attrezzature home studio erano degli apparecchi della Fostex che registravano quattro tracce su delle cassettine, quelle audio che conosciamo per ricordo, perché ormai non si vedono più. In autogrill le vendono ancora, comunque, su diversi autogrill le ho viste. sì, anche la Fiera di Rimini fa le registrazioni dei convegni in cassetta. In cassetta. E ogni volta recuperare, insomma, le cassette da registrare devono fare dei giri allucinanti, tirarle. Finalmente la scorsa settimana abbiamo fatto un po' di manutenzione, abbiamo montato dei registratori che registrano direttamente su MP3, quindi lavoro notevolmente semplificato. No, questo lo devo dire in onore della fiera, perché altrimenti sembra che sia una fiera di quelle giurassiche, invece no, insomma, hanno problemi di budget, ma insomma sono attenti, come immagino tutti questi enti così grandi. Dunque, tornando a noi, scusatemi questa piccola digressione. Vai, tranquillo, siamo in chiacchierata free, quindi ho tranquillo. Ho paura che di digressioni ce ne saranno molte, perché sono molto... salto generalmente nei discorsi, salto da un isolotto all'altro, insomma, in maniera apparentemente incoerente. Dicevo, nell'87 gli home studio non erano quelli, cioè non esistevano, insomma, adesso...
praticamente credo che attualmente si possa parlare solo di home studio, tranne qualche rarissima eccezione. A quei tempi c'erano solo mega studio e home studio appunto non ce n'erano. Tu hai fatto un elenco di artisti molto lunga, effettivamente è la lista che ti ho messo nel mio curriculum. Vorrei specificare e diversificare le esperienze che ho avuto con questi artisti, perché io iniziai il Aspetta, lavoro. aspetta, aspetta, ci arriviamo dopo, però noi vogliamo sapere intanto come sei entrato nel giro. Poi ti faccio diversificare sulle esperienze. Sì, è avvenuto tutto in maniera un po' rocambolesca. Io presentai proprio una domanda a questo studio dicendo che ero interessato, eccetera, e ricevetti subito una telefonata per presentarmi. Io andai, insomma, rimasi 2 giorni in quello studio, però l'esperienza finì subito perché loro avevano bisogno di una persona a tempo pieno, io invece ancora andavo a scuola, quindi scusate, insomma, non potevo dare la disponibilità che avevano bisogno. E quindi il discorso era chiuso, non ci pensavo neanche più. Se non che un paio di mesi dopo vennero proprio a bussare alla porta di casa perché non avevano il telefono e niente, però si erano ricordati le mie spiegazioni in merito a dove abitavo. Vennero proprio a bussare alla mia porta e mi dissero che avevano cercato ancora, che non avevano trovato nessuna persona che ispirasse fiducia e che io comunque avevo fatto una buona impressione e che erano disposti, insomma, a mediare tra le loro esigenze e le mie di studio che avevo, e si trattava, era aprile, per cui si trattava veramente di pochi mesi. E io non avevo nessuna esperienza di studi di registrazione, direi che non me ne ero proprio occupato fino a quel momento. Sì, la mia scuola, sono diplomato come perito elettronico, sempre bene o male trafficato, insomma, a livello proprio hobbistico, come hi-fi, apparecchiature hi-fi, ma niente di più. Poi avevo fatto delle letture in merito, avevo letto il libro Sound Reinforcement Book della GBL, ma così, senza, come si legge quasi, mi viene quasi da sorridere perché lo leggevo come si poteva leggere l'uomo ragno o il topolino, insomma, era proprio una cosa così molto fanciullesca, molto adolescenziale, insomma, che c'erano i miei amici che truccavano le vespe, io guardavo e leggevo le riviste magari di motori, io invece con la stessa intensità leggevo il manuale, insomma, questo manuale della GBL, che tra l'altro consiglio perché è tuttora uno dei manuali di riferimento, quando ho bisogno di rispolverare o ricordarmi qualche cosa. E appunto mi trovai in un mondo assolutamente nuovo, poi anche senza nessuna esperienza lavorativa, ma di nessun tipo, insomma, fino a quell'epoca proprio non avevo fatto nulla, avevo fatto lo studente e il figlio, insomma, nient'altro. E le difficoltà non furono poche all'inizio, soprattutto perché entrai in studio e qualche giorno dopo Vasco Rossi insomma, prenotò lo studio per registrare il disco Liberi Liberi. E per cui c'è stato uno scontro, e lo dico proprio usando la parola nel vero senso del suo significato: uno scontro tra due situazioni, una fanciullesca, la mia di totale inesperienza, e l'altra invece Vasco Rossi, che ormai era un artista affermato, aveva fatto diversi dischi, era proprio all'apice della carriera, perché era Liberi Liberi era il disco successivo a C'è chi dice no,
successivo alla Steve Rogers Band, quello fu il primo disco che registrò da solo senza la Steve Rogers Band. E praticamente la prenotazione dello studio è stata di 6 mesi, un lavoro colossale proprio. E io ero un incompetente totale. All'inizio facevo praticamente il caffè, pulivo lo studio perché ovviamente le pulizie non erano delegate alla donna di pulizia che poi puliva il piano inferiore dove c'erano tutte le camere, la cucina, eccetera. Perché anche le pulizie in studio sono delle pulizie fatte da una persona specializzata Sì. e nel mio studio non lo delegherei a nessun altro, insomma, Certo, perché certo. uno deve sapere cosa sta facendo, deve sapere come e dove pulire. E comunque i miei compiti si limitavano a questo. Avevo tantissimi problemi comportamentali perché proprio non avevo nessuna furbizia su quello che dovevano essere i rapporti anche col cliente. Io praticamente mi approcciavo a Vasco Rossi più come fan che come addetto al lavoro. Insomma, Vasco Rossi ero estasiato, cioè, i miei gusti erano tutt'altri, però avere un personaggio del genere comunque sicuramente faceva un certo effetto. E mi presi veramente tanti calci nel culo, veramente tanti, mi fui buttato fuori dallo studio diverse volte. Però pian piano nel corso dei mesi poi riuscii a... La fiducia del proprietario di studio, quella l'ho sempre avuta, però pian piano riuscii a conquistare anche la fiducia del team di lavoro di Vasco Rossi. Faccio presente che il team di Vasco Rossi era 15 anni che lavorava negli studi, nelle migliori situazioni professionali, eccetera. Quindi facendo lo sforzo di fantasia e cercandomi di mettere nei loro panni, cioè mi rendo conto che loro avevano a che fare con un ragazzino che non sapeva niente, che giocarellava e quindi magari le loro pretese giustamente, diciamo che avevano diritto a certe pretese, insomma, che io non davo nessun riscontro, insomma, almeno inizialmente. E quella esperienza, ho perso un po' di tempo a raccontare questa No, no, esperienza ma è stato bellissimo questo aneddoto perché e poi è stata la più significativa perché è stato lo svezzamento. Poi da lì, cioè in 6 mesi, ho imparato perlomeno a comportarmi, a gestire la situazione comportamentale, che è fondamentale. Poi mi rendo conto adesso che è fondamentale, insomma, il rapporto che si ha con i propri colleghi e penso che nel nostro lavoro sia, vorrei dire due elementi, perché nel nostro lavoro è importantissimo questo, ha un'importanza fondamentale. L'aspetto negativo in Italia perlomeno è che questo aspetto è diventato fondamentale più delle proprie competenze e questo è un grosso, lo dico con molto rammarico perché si incontrano costantemente persone, io parlo dei tecnici proprio, dei tecnici audio, non parlo di musicisti, non allargherei troppo il discorso. E ho a che fare con gente veramente incompetente, molto carina, educata, con molto, se mi passate questa espressione, con molto sex appeal, però molto incompetenti dal punto di vista tecnico. Sì. E poi magari nel corso di questa intervista vorrei citare alcuni aneddoti di alcuni sfromboloni tecnici fatti da miei colleghi che sono, diciamo, tra i primi cinque che lavorano, Ma senza dire i nomi, però. senza fare i nomi. Va bene, ma aspetta, ci arriviamo subito. Giusto per riallacciarsi al discorso di prima, quali, secondo te, quali sono i comportamenti da assolutamente evitare in una situazione lavorativa di studio? Ormai possiamo dire di home recording, ma insomma, comunque delle situazioni di studio nelle quali si porta avanti una produzione seriamente. Che cosa non bisogna fare, secondo Carlo Sferco? Sì, secondo me ovviamente, perché poi posso essere giustamente contraddetto in qualunque modo. Queste sono le mie deduzioni dopo 20 anni di questo lavoro. Sì. Non so, più che non, soprattutto non dare giudizi,
non dare giudizi e più che altro io la metterei in positivo. Secondo me bisogna essere molto disponibili e appunto non dare giudizi in merito soprattutto verso il rapporto principale che ha un tecnico del suono con l'artista e i musicisti da una parte e dalla parte della produzione ovviamente che è quella che paga. Cioè, Ma non dare giudizi nel senso i dire a questa giudizi sul canzone non mi lavoro, piace. no, è molto, no, cioè, non voglio dire questo, non dare giudizi, a parte che penso che sia una regola fondamentale, comportamentale che può essere valida in qualunque contesto, non dare giudizi che è molto difficile trovare il filo. Il problema, allora, in generale io non darei giudizi personali che vanno nella sfera personale. Il problema che abbiamo noi è che l'espressione musicale comunque è sempre un'espressione personale, per cui anche dire questa parte non mi piace, eccetera, comunque ha sempre un risvolto personale per chi ha compiuto quell'esecuzione, per chi ha cantato, per qualunque altra cosa. Per cui bisogna stare molto attenti, molto delicata la cosa. E io lo dico in senso positivo, non credo che questo sia un difetto, perché un artista comunque mette molto del suo quando fa un lavoro, cioè, poi bisogna anche avere una certa capacità di empatia, di compassione, compassione nel senso proprio della parola, comune passione, cioè nell'identificarsi, cercare di identificarsi nell'altro, perché anche uno che fa un turno in studio o un'esecuzione live è molto difficile per i musicisti, cioè, è molto difficile perché adesso magari ci sono anche delle difficoltà tecniche, musicali. Però è sempre una prova, uno si trova sempre nudo di fronte agli altri quando fa un'esecuzione. Per cui bisogna avere i guanti di velluto, proprio questo deve essere, secondo me, è molto importante. Pena, che cosa succede se non si tiene, E secondo te? appena si creano delle situazioni, soprattutto in studio, dove l'ambiente è molto piccolo, dove non ci sono possibilità di svaghi, dove si sta insieme veramente, veramente tantissime ore, si appesantisce proprio tutta l'atmosfera che c'è nello studio, nel senso che magari se uno la prende male, poi magari non so, magari se la può prendere, quindi inizia a esserci un rapporto che può essere antagonista invece che collaborativo. Non lo so, poi ovviamente non. È difficile anche dare delle regole che valgano Certo. in generale. E quello che sto dicendo non vale per tutti, perlomeno tutti quelli che ho conosciuto io. Insomma, ci sono delle persone più sensibili a questo argomento, alcune persone invece che non gliene frega niente, che gli puoi dire sei un deficiente, potevi farla bene, e scoppia tutta una risata. Sì. E dipende, Dipende bisogna avere. anche dall'artista, insomma, che Dipende ti trovi di dall'artista e fronte. dal musicista, dipende anche dai produttori, perché anche i produttori che magari investono soldi, eccetera, che arrivano, che cercano entusiasmo, cercano proprio quest'aspetto. È chiaro che un clima favorevole, cioè, si ripercuote anche nella musica suonata, no? Diventa parte della produzione il clima che si respira in studio. Cioè, se un disco viene bene, immagino vuol dire che c'è Sì, stata una bella cooperazione nello studio. Dal punto di, ma anche poi è un beneficio che ne usufruiscono tutti, anche il tecnico stesso. Cioè quando c'è un clima sereno, cioè il nostro lavoro non è un lavoro, non so, perché anche il barista, il negoziante, eccetera, deve avere entusiasmo, perché altrimenti non riuscirebbe a fare il proprio lavoro. Però rispetto a un elettricista, cioè adesso io non voglio discriminare nessuna di queste categorie, lo sto prendendo, sto citando A così a random. random, esatto. Un elettricista magari spele filo, può fare arrabbiato, non arrabbiato, eccetera, magari è un po' più facile fare il suo lavoro, magari è anche più automatico, no? È anche più ripetitivo. Nel caso di un fonico, il fonico fa un lavoro creativo comunque, il musicista fa un lavoro creativo, per cui il proprio stato d'animo io credo che sia fondamentale.
Certo. Questo io ho avuto alcune esperienze di lavoro in Inghilterra, gli inglesi sono eccezionali, hanno quell'umore inglese, quel modo di fare che è incredibile, non self-control, un modo proprio è bellissimo, cioè, è proprio con la logica proprio del servizio, di mettere a proprio agio gli altri. Non lo so, sono molto molto educati e alla fine ho avuto esperienze lavorative in studio, l'atmosfera in studio è veramente esilarante, è veramente bello lavorare così, insomma. Non riesco a fare degli esempi Poi pratici, bisogna stare nella situazione, immagino. ne faccio solo uno che mi è stato fatto notare da altri, da persone molto Sì. brave. E praticamente al termine di una sessione di registrazione, se ti chiedono, mi hanno detto, no, se ti chiedono com'è, cioè non è molto, cioè puoi dire è bello, non è bello, mi piace, non mi piace, ma se alla fine, quando si riascolta, tu dici una cosa e poi dici è bella, e poi dici no, fa cagare, magari dice il musicista, oppure tu dici è brutta. Teniamo questo perché così non lo rifaccio più, no? Non è, sono, allora, quindi cioè, il suggerimento è, se ti chiedono com'è andata, riascoltiamo Molto diplomatico, molto senza diplomatico. dare giudizi. Guarda, mi fai riflettere proprio alla situazione di ieri. Ieri stavo registrando delle voci e mannaggia, ho commesso proprio questo errore. Com'è andata? Bene, poi riascolti, non è andata tanto bene. E quindi. Ascoltiamo, ed è una furbizia, forse non so se può rendere l'idea di tutto quello detto finora. Sì, assolutamente interessante questo trucco. Ed è importante, insomma, è molto importante. Poi comunque le situazioni, per esempio, live sono un po' diverse perché c'è più spazio, ci sono più persone, ci sono più ambienti, quindi è un po' diversa. Quando lavori 6 mesi a un progetto di un disco, ti vedi tutti i giorni praticamente, decine di ore al giorno, in uno spazio piccolo, lì bisogna avere una capacità di convivenza, di sviluppare delle qualità proprio per la convivenza molto, molto raffinate, Sì, secondo me. senza dubbio. E quindi i tuoi problemi comportamentali si riferiscono anche a questo, nel senso all'inizio della tua carriera magari davi anche dei giudizi e poi piano piano hai capito. Facevo tutto quello che non bisognava fare, giudizi, era proprio un comportamento infantile. Poi magari stavo così come un falchetto a guardare il tipo che suonava, no? Che si gira, vede questo qui che vuole vedere cosa faceva, cioè non è bello, cioè, poi bisogna appunto dare il proprio spazio. Ero proprio ingenuo e molto, molto infantile, insomma. Non lo dico come rimprovero, però è un dato di fatto, insomma, che era proprio un problema di inesperienza. Beh, si cresce, dai, insomma, se poi hai avuto modo di lavorare con gli artisti che abbiamo detto prima, vuol dire che qualcosa hai imparato, insomma, nel tempo, Sì, senz'altro. infatti quella è stata una scuola molto, molto, molto valida perché, cioè, magari no, un maestro, se uno avesse un maestro, magari per arrivare da un punto A a un punto B fa una linea dritta, no? Con un maestro ti guida e ti porta nel minor tempo possibile al punto B. Così magari si fanno un po' di curve, ci si mette un po' più di tempo. Sì, però scusami, perdonami Carlo, ma chi mai ha avuto la possibilità di iniziare a lavorare da zero con Vasco Rossi? È un Sì, sogno questo, no? È una una coincidenza situazione bellissima, veramente.